Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo, capitolo 9, dal versetto 14 e seguenti, leggiamo che si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni il Battista e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro?» I discepoli di Giovanni e i farisei digiunano per affrettare la venuta del Messia e anche per prepararsi ad accoglierlo. I discepoli di Gesù sanno che il Messia è già arrivato ed è Gesù, Gesù in mezzo a loro. Per questo mangiano, bevono e fanno festa. Gesù fa capire che lui è lo sposo che è venuto e che realizza in sé ogni promessa e speranza. Speranza d'amore, fedele nei confronti della intera umanità. Digiunare durante un pranzo di nozze non ha senso. Lui è la novità. Per questo dice: «Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore, né si mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti si rompono gli odri e il vino si versa e gli odri van perduto, ma si mette vino nuovo in odri nuovi». Con le due immagini del pezzo di stoffa grezza e del vino nuovo, Gesù ribadisce l'inconciliabilità del suo Vangelo con le antiche strutture religiose e il loro contenuto. Il Vangelo non è una pezza nuova su un vestito vecchio, né un vino nuovo messo in contenitori vecchi. I contenitori religiosi precedenti non vanno riparati, ma sostituiti. Per questo tutti i tentativi di conciliare la novità del Vangelo con le vecchie strutture del giudaismo o, diciamo, di qualsiasi altra religione sono destinati al fallimento. Gesù è la novità, è Lui che bisogna accogliere, e se le pratiche religiose fanno perdere di vista Lui, non servono. Bisogna cambiare direzione. Le pratiche religiose, la vita spirituale, non serve per stare meglio, sentirsi migliori, ma queste cose servono per incontrare Cristo come novità di vita, come Salvatore, e a non perderlo di vista nel cammino della vita. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.